lo stupore conosce meglio, solo lo stupore conosce. Così Don Luigi Giussani titola uno dei capitoli del suo libro Il miracolo del cambiamento. Stupore e conoscenza. Lo stupore, la conoscenza che ci porta poi alla felicità. Ma sentiamo cosa scrive. Come possiamo definire il motivo per cui si dice sì a Cristo? Quante volte noi diciamo sì a Cristo, ma diciamo sì ad una persona, diciamo sì a delle scelte nostre definitive? Ed è bello che Giussani non si pone sul no, ma si pone sul sì. Perché vedete, la capacità di stupirsi nasce anche dalla capacità di saper cogliere sempre il positivo, di saper vedere il positivo dappertutto, anche laddove è sempre impossibile vederlo. Quindi come possiamo definire il motivo per cui si dice sì a Cristo? Il motivo per dire sì a una cosa che si introduce nella nostra vita, vincendo tutti i preconcetti, è una bellezza. È la bellezza che ci fa stupire. Certo, bisogna capire cos'è la bellezza. Solo la bellezza salverà il mondo, dice Dostoevsky. Ma poi di quale bellezza parliamo? Non certamente della bellezza estetica, no? Quella che ci vuole tutti belli, tutti in forma, quelle che ci vuole secondo i canoni del mondo, no, no. Qui è la bellezza, è una bellezza direi mistica, è una bellezza estatica, cioè una bellezza che va al di là di noi. Questa bellezza mi fa comprendere e mi fa stupire. Noi oggi siamo sempre meno capaci di stupirci, perché siamo sempre meno capaci di farci abbagliare dalla bellezza. Siamo sempre meno capaci di farci mettere in discussione, di farci inquietare dalla bellezza che è dentro di noi, dalla bellezza che è fuori di noi, dalla bellezza che comunque è nel mondo. Se questo mondo è stato creato da Dio, che è la bellezza, l'amore, la pienezza, l'onnipotenza, questo mondo, anche se ha ferito la creazione, ha ferito il creato, ha ferito l'uomo, e quindi l'uomo che si ferisce da se stesso con il peccato, con l'egoismo, in questo mondo la bellezza non è scomparsa. C'è sempre la bellezza che mi fa stupire, stupire dinanzi ad una cosa che mi inquieta, ma che mi entra e che mi tocca il cuore. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.